Ok, allora SH nasce nel 1984, 50 a quattro tempi, ha avuto subito un grande successo perché aveva la pedana piatta e le ruote da 16 pollici. È stata una formula che ha avuto subito un successo immediato proprio perché lo scooter si guidava benissimo, era divertente e molto pratico. Nel 2001 si passa al motore a quattro tempi, nascono gli SH 125 e 150. 2005, la prima generazione con l'iniezione elettronica. È la prima volta che arriva l'iniezione elettronica su scooter di questa cilindrata ed erano anche i primi conformi all'Euro 3. Nel 2007 abbiamo scritto il colpo di genio perché probabilmente l'SH300 è proprio questo, ha forme e dimensioni da 125 ma con un motore da 300 cc. È stato un successo immediato, imitato praticamente da tutti i concorrenti. Sono quindi 30 anni che l'SH calca le strade di tutto il mondo, in particolare dell'Europa. Nelle fabbriche in cui è stato prodotto, ma la maggior parte sono stati prodotti da Tessa, in Italia sono oltre 1 milione di SH prodotti fin dall'inizio. Di questi ben 500, oltre 530.000, perché il numero è in continua evoluzione giorno dopo giorno, sono stati venduti in Italia. Obiettivi di questo nuovo progetto. Il nuovo SH doveva avere delle performance ambientali all'avanguardia, caratteristiche tecniche ed equipaggiamento di altissimo livello, un design di grande appeal che trasudasse qualità e personalità, perché si doveva confermare come il re dei commuters europei. Allora, questo è praticamente il DNA Honda. Il DNA Honda si compone di tre elementi: la sicurezza, il divertimento e il rispetto dell'ambiente. Di queste tre macro aree i veicoli Honda, le moto e gli scooter Honda sono veicoli in armonia con la società, che migliorano la qualità di vita delle persone grazie alle loro caratteristiche e che determinano in chi li possiede l'orgoglio di possederli e sicuramente, ovviamente, il divertimento di guidarli. Vediamo ora perché è in armonia con la società. È efficiente nei consumi, a basse emissioni ed è silenzioso. In questo senso il protagonista è sicuramente il nuovo motore. Si chiama ESP. La sigla sta per Enhanced Smart Power. È un motore completamente nuovo, progettato appositamente per questa gamma di veicoli di piccola cilindrata. Lo vedete qui esposto. È un motore molto compatto e ora andiamo a vedere nel dettaglio. Tra i dati più sbalorditivi del nuovo SH, grazie anche a questo motore, ci sono i consumi. Quei numeri che vedete, 47,4 km con un litro e 43,8 per il 150, sono valori assolutamente verosimili, reali, perché vengono misurati con il ciclo WMTC. Non è un ciclo come dire, che ottimizza i consumi, ma è un ciclo reale. I veicoli vengono sottoposti ad una serie di test, vanno anche a pieno gas, vanno in autostrada, stanno fermi al minimo, fanno tutto quello che lo scooter farebbe normalmente nell'utilizzo normale. Rispetto al modello precedente siamo ad un meno 25% di consumi, quindi l'SH già consumava poco, era già uno degli scooter, lo scooter tra i più performanti e con consumi contenuti, ora fa addirittura meglio del 25%. Per quanto riguarda potenza e coppia, vedete che l'erogazione di coppia per entrambi i modelli, qui è esemplificato il 125, è particolarmente robusta rispetto al precedente modello. Ha praticamente tutti i regimi, in particolare quelli bassi e medi, dove il motore viene sfruttato normalmente nel traffico, la coppia è sempre superiore rispetto a quella del modello precedente. I valori di potenza sono questi, questo per il 125 e 15 cavalli per il 150. Questo risultato eclatante in termini di consumi e di valori di coppia e potenza, tra le altre cose, è dovuto ad una nuova camera di combustione. Quella qui, molto compatta, molto efficiente, al condotto di aspirazione completamente ridisegnato, ovviamente alla presenza dell'iniezione elettronica.
Questo motore è leggero perché è più leggero del precedente, del motore del precedente modello. È compatto perché tutti gli elementi, tutti i componenti sono stati compattati intorno al motore. Quindi le masse del motore sono state centralizzate, tutti i servizi sono stati centralizzati vicino al motore. È silenzioso perché è stato progettato per esserlo, ma anche perché, vedremo tra poco, ha il sistema start and stop, unico nel suo genere. E perché sono state applicate una serie di tecnologie per la riduzione degli attriti interni, proprio per renderlo così efficiente. C'è un nuovo pistone, è stato progettato con una metodologia computer aided engineering, è più leggero. Ci sono nuovi bilancieri a rullo con cuscinetto ad aghi, sono più efficienti perché riducono, sono più scorrevoli, quindi c'è minore attrito interno anche a livello di distribuzione. Il radiatore è più efficiente ed ora è montato sul motore. Giro la pedana. Il radiatore si trova ora qui a fianco del motore, quindi tutte le tubazioni che prima provenivano dalla parte anteriore dello scooter, dallo scudo, ora il radiatore è posizionato lateralmente. È molto efficiente, quindi è più piccolo ed anche la ventola in questo modo può essere più piccola, risparmiando peso e riducendo l'assorbimento di potenza. Complessivamente, questo motore rispetto a quello della generazione precedente utilizza il 20% in meno di componenti. Altra caratteristica molto interessante, presente anche su altri veicoli Honda, è il cilindro disassato. Allora, vi devo rigirare la pedana. Cilindro disassato, che cosa vuol dire? Vuol dire che l'albero motore, mentre su un motore convenzionale è in asse con il cilindro, con il cilindro disassato l'albero motore è posto leggermente indietro, in maniera tale che nella fase di espansione, quando il pistone scende dopo che è scoccata la scintilla, viene drasticamente ridotta, se non eliminata, l'attrito sulla parete del cilindro. In questo modo, viene, reso più efficiente la fase di, combustione ed espansione. Per migliorare il raffreddamento, la canna del cilindro ha una superficie ad aculei e c'è, l'alternatore a controllo elettronico. Questo sicuramente lo conoscete già se avete guidato un PCX, ma era presente anche sullo Zoomer 50. Si caratterizza per il fatto che non solo produce la corrente elettrica che alimenta i servizi e la batteria, ma funziona anche da motorino di avviamento. La particolarità è che al momento dell'avviamento non si sente assolutamente nulla, il motore sembra che prenda vita improvvisamente senza nessun rumore di ingranaggi, e poi ha reso possibile l'applicazione dello start and stop, di uno start and stop molto efficiente e molto veloce. Questo qui, se non sbaglio, si potrebbe. Al momento dell'avviamento non si sente assolutamente nulla. Quindi è una caratteristica molto apprezzabile non solo perché è silenzioso, ma anche perché è molto rapido e durante il funzionamento del traffico, quando lo start e stop entra in funzione, al momento in cui si riavvia, si ha la sensazione che fosse già acceso. Ok, il sistema start and stop è presente in esclusiva sugli scooter Honda, in particolare in questo momento su PCX e sul nuovo SH ABS. Con questo sistema il motore si spegne dopo 3 secondi, che è fermo e al minimo. Sulla strumentazione c'è questa spia, fateci caso dopo quando lo guiderete, una spia verde, quando il sistema è attivo. Rimane accesa. Al momento in cui vi fermate, ad esempio in un semaforo, dopo 3 secondi lo scooter si spegne, ma rimane in stand-by, quindi è pronto a ripartire. Per ripartire è sufficiente ruotare la manopola del gas. Non dovete fare nulla, non c'è nessun ritardo, è come realmente come se fosse rimasto al minimo, perché la partenza è prontissima. Ovviamente le condizioni sono che il motore sia caldo, quindi deve aver raggiunto almeno i 60 gradi e bisogna aver superato per almeno la prima volta i 10 km/h.
Il risparmio in termini di consumi è tra il 5 e il 7%, ovviamente nella guida in città, perché se non ci sono semafori che vi costringono a fermarvi, il motore rimane acceso. Un altro elemento del DNA Honda è l'orgoglio di possedere una moto e uno scooter Honda per le sue caratteristiche intrinseche e per il divertimento della guida. In questo elemento noi abbiamo ricordato la qualità indiscutibile dell'SH anche nel design, un'affidabilità dimostrata in 30 anni di storia, perché se ci fate caso sono ancora centinaia di migliaia, no, migliaia di SH dei vari anni che circolano perfettamente, ottime prestazioni e facilità di guida. I particolari molto, molto ricercati, piacevoli, c'è il logo SH sul bulbo del faro anteriore. Il nuovo logo applicato sulla fiancata è in 3D ed è praticamente incastonato nella fiancata, molto più prezioso da vedere e al tatto. Il silenziatore di scarico ha una copertura antiscottatura a doppio strato e il faro posteriore è sdoppiato. Queste sono le luci di posizione e il grosso stop centrale, molto luminoso, molto, molto bello da vedere. Tra le altre caratteristiche che rinnovano questo prodotto, le nuove ruote sono in alluminio pressofuso, passano da 5 a 10 razze. Ancora più belle da vedere, la forcella ha steli da 33 mm, gli ammortizzatori sono ora ancora regolabili nel precarico, ma ci sono 5 posizioni anziché 3, quindi è più facile trovare, l'assetto giusto a seconda di come lo si usa. Principalmente sia solo o con passeggero. Ovviamente il must sono le ruote da 16 pollici, che sono la caratteristica che lo hanno reso famoso e amato da tutti i clienti. Anche la strumentazione è stata completamente rifatta, rimangono gli elementi analogici che sono molto chiari da leggere, molto eleganti. Al centro c'è un grosso tachimetro, l'indicatore del livello carburante in alto a destra, l'indicatore della temperatura di esercizio in alto a sinistra e un ampio display LCD con il contachilometri e i due parziali e l'orologio. Quando girate la chiave per avviare lo scooter, c'è un check, delle lancette che vanno a fondo scala, fino a fondo scala a massimo livello. Ok, ultimo ma non meno importante elemento è quello della sicurezza. La sicurezza migliora la vita delle persone perché si guida lo scooter in maniera più tranquilla, più consapevole. In questo contesto c'è un sistema avanzato di frenata, c'è una grande protettività e una capacità di carico notevole. L'SH 2013, il nuovo SH125-150, è l'unico scooter attualmente sul mercato con ABS di serie. I concorrenti non lo possono vantare nemmeno a richiesta, non è un optional per nessuno dei nostri concorrenti. Sul nuovo SH è addirittura di serie. È un ABS a due canali. Mi raccomando, non sbagliate, non è un C-ABS, non è un sistema combinato, è a due canali, quindi il comando di sinistra che frena al posteriore, frena solo sull'asse posteriore, e quello di destra sull'asse anteriore. La pinza anteriore ha due pistoncini, quella posteriore è a un pistoncino. Il sistema si compone di due freni a disco da 240 mm, anteriore e posteriore, qui ho dimenticato uno zero, ovviamente a 240 mm. Il sistema si compone del modulatore, dei sensori di velocità e poi qui abbiamo lasciato il giapponese. Cosa significano questi due disegni? Federico, che sa il giapponese, adesso ci dice che cosa è questa. Un'altra novità altrettanto importante, ma che non si vede perché è celata sotto la carrozzeria, è il nuovo telaio. Il telaio è stato riprogettato per essere ancora più rigido, per migliorare ancora di più la guidabilità, ma anche e soprattutto per consentire l'alloggiamento di un casco integrale sotto la sella. Il precedente telaio era sì rigido, ma con una struttura di questo tipo: la trave discendente del reggisella era rinforzata da un'ampia fazzolettatura. Sul nuovo SH il telaio è di questo tipo, c'è una vera triangolazione a questa altezza che ha permesso di realizzare uno spazio interno tale per cui si riesce ad alloggiare un casco integrale.
ce l'abbiamo messo appositamente. E voilà, casco integrale. Credo che il PCX può alloggiare un casco integrale, ma tra i concorrenti non mi viene in mente nessun altro. Con ruota da 16 pollici, soprattutto, che è la cosa più eclatante. La capacità di carico è notevole, abbiamo visto, per la possibilità di alloggiare un casco integrale, ma sotto la sella, una volta messo il casco, c'entrano anche altri piccoli oggetti. C'è anche un altro vano nello scudo, nel retro scudo, quello qui. Qui l'abbiamo chiamato glove box, ci si mettono i guanti, il tagliando dell'autostrada, gli occhiali, il telefonino. Lo scooter rimane compatto e agile, interasse di 1340 mm, autonomia notevole con 7,5 litri di serbatoio. Con i consumi di cui abbiamo parlato poco fa, siamo abbondantemente sopra i 300 km di autonomia, che insomma si superano facilmente. Il peso con il pieno di benzina è leggermente sceso rispetto al precedente modello, siamo a 135 kg in ordine di marcia, quindi con tutti i liquidi, refrigerante, benzina, olio, liquido dei freni, tutto quello che serve a farlo funzionare, compreso il pieno. Altre dotazioni, abbiamo appena visto il vano nel retroscudo, le pedane del passeggero sono in alluminio, si richiudono e rimangono perfettamente in linea con la forma dello scudo. Tra l'altro sono leggermente inclinate verso il posteriore, ma in maniera tale che il passeggero sedendo anche in frenata possa fare, diciamo, spingere un pochino per reggersi, sorreggersi meglio. Per aprire la sella si deve azionare il tasto posto vicino al blocchetto di avviamento, di contatto, e c'è il sistema anti, diciamo, antifurto meccanico. Se volete chiudere il blocchetto in cui si inserisce la chiave, c'è uno sportellino, lo si chiude e con la chiave stessa ha una scanalatura, qui una sorta di rombo, si inserisce e si riapre lo sportellino. In questo modo i malintenzionati hanno la vita molto più difficile. Altra dotazione di pregio è il doppio cavalletto. Normalmente gli scooter di questa cilindrata vengono proposti con il solo cavalletto centrale. Il nuovo SHPS c'è anche il laterale di serie. Poi nel sottosella ci sono due ganci per chi, se si vogliono alloggiare tramite l'anello i caschi esternamente e il gancio per portare la borsa davanti alla pedana. I colori sono quattro, li vedete tutti in sala: grigio, bianco, nero e rosso. Ok, ricapitolando, SH125-150 iniezione è a buon diritto il re dei commuters europei per l'enorme quantitativo di vendite realizzate nel mondo e in tutta Europa. I suoi punti di forza sono sempre stati, fin dalla nascita, fin dal 50, dall'SH50, la pedana piatta e le ruote da 16 pollici, che l'hanno fatto amare fin da subito. Oggi si rinnova completamente al 100% con un equipaggiamento di serie che io definirei sbalorditivo. ABS due canali, nuovo motore con start and stop che aiuta a determinare questi consumi sensazionali, un vano sottosella che può ospitare un casco integrale. Di serie ci sono bauletto, parabrezza e paramani. Vi faccio anche notare la qualità di questi componenti. Abbiamo preso questa decisione perché il 90% ed oltre delle applicazioni, chi va a comprare l'SH lo chiede con bauletto e parabrezza. Fino ad oggi avevamo la versione cosiddetta GT, da oggi in poi l'SH è solo in questa configurazione. Vi dicevo della qualità dei componenti perché se fate caso ai prodotti aftermarket hanno delle staffe un po' posticce, un po' brutte da vedere. Questo è stato progettato e realizzato appositamente per l'SH ed è di una plastica rinforzata. Policarbonato extra resistente, si può piegare, non si rovina e quindi se per caso può succedere, va per terra per qualche motivo, non si spezzano, rimangono bordi taglienti ed rimane perfettamente efficiente. E ci sono anche i paramenti. Quanto costerà? Costerà
relativamente poco. Io direi poco per quello che offre. Pochissimo per quello che offre. Regalo. 3050 il 125 ABS, bauletto e parabrezza, 3200 il 150. La fabbrica di Atessa lavora per produrne tutti quelli necessari. A inizio ottobre sarà già nelle concessionarie.